La scarsa attenzione alla salvaguardia del territorio, l'abbandono dei campi, la mancata cura dei boschi, l'inquinamento, lo sfruttamento intensivo delle risorse ambientali producono danni incalcolabili in un contesto fragile come quello italiano. La mano dell'uomo è spesso alla base di dissesti, alluvioni, frane che sono pericolosi per la vita dei cittadini e comportano un dispendio di energie e di risorse pubbliche. Non si può continuare a gestire l'ottica ambientale con l'esclusiva ottica dell'emergenza e in questo vi è grande impegno. Le donne, con la loro capacità di visione e sensibilità, ci insegnano che la prevenzione dei disastri ambientali è una cultura che va radicata all'interno della società e delle istituzioni italiane e che nel medio e nel lungo periodo salva vite, produce risparmi e genera ricchezza. Eppur senza entrare nel merito, vorrei dare qui atto al Parlamento di aver compiuto un importante passo avanti nella definizione del reato di disastro ambientale, un crimine grave finora sanzionato in misura inadeguata.